Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che casino! Allora, ditemi innanzitutto se mi vedete bene, perché a me è cambiato Twitch, mi sta facendo un casino incredibile. Tra l'altro, giusto per allineare un po' tutti i pianeti nella direzione sbagliata, anche la camera, insomma, l'inquadratura, il dispositivo, il device che utilizzo per filmarmi di solito ha deciso di mettersi di traverso e quindi di non funzionare, e quindi mi vedrete dalla fantastica webcam del mio PC stile anni 2000. Adesso sto cercando innanzitutto di capire dove sono, dove mi sto trovando, ok? Sembra di esserci. Ditemi se mi vedete, ditemi se mi sentite, che così partiamo. Vi chiedo scusa per questo ritardo. Voi direte: ma ce n'hai sempre una. Sì, avete ragione, ce ne ho sempre una, però sono qua, ce l'ho fatta. Bene, quindi mentre aspetto che qualcuno, che insomma si popoli il nostro dibattito, il nostro live, vi saluto, vi dico ancora ben ritrovati a tutti quanti e vi dico di tenervi pronti per la nostra analisi del venerdì. Un venerdì curioso, perché ci sono un po' di temi di cui discutere, temi futuri, temi attuali come il prezzo di Bitcoin, chiaramente, temi futuri quali gli argomenti, o meglio un argomento che voglio andare a trattare in maniera più spinta. Si vede dai capelli che le cose vanno male, guarda Taci, che il messaggio più bello che ho ricevuto in questi giorni è stato quello del mio parrucchiere, che mi ha detto: tra poco riapriamo, perché la mia testa ormai è in una situazione veramente fuori controllo e ho assolutamente bisogno di un taglio. Sono tipo long 100 per sui capelli e veramente a rischio liquidazione, oserei dire. E scherzi a parte, l'argomento di cui volevo discutere magari con voi, sapere, capire i vostri interessi e tutto quanto, è il trading automatico, perché io vi sto stuzzicando intanto qui dietro con una bella panoramica della strategia che vi condividerò tra poco, cioè non oggi ovviamente, però in un video futuro. È una strategia un po' diversa dall'ultima, che era più, come dire, ad alta frequenza, difficile magari da applicare perché c'era da stare attenti a non pagare troppe fees, a come integrarla, eccetera eccetera. Questa è molto molto più easy, si può utilizzare su diversi time frames. Questo è il giornaliero, adesso vi faccio vedere come si adatta discretamente anche alle 6 ore, alle 4 ore. Insomma, è basata, è una strategia trend follower di cui ancora non vi rivelo nulla, perché voglio farlo appunto nel video apposito, che sarà strutturato come quello dell'ultima volta, dove andremo a vedere come è fatta la strategia, come sarà scritto il codice sorgente, tutto tutto vi faccio vedere, tutto ve la metto proprio a nudo e ve la condivido, sperando che stavolta scriverò più parole del minimo, così TradingView non me la blocca. E cos'altro vi volevo dire? Ma ci sono anche qui un po' di impostazioni, ve l'ho detto, si basa, non ve l'ho detto ma ve lo dico, vi ho detto che è una trend follower, vi dico su cosa si basa sulla pendenza di una media mobile e vado ad applicare alcune cose anche su quella pendenza lì per beccare i segnali di ingresso e uscita. È estremamente semplice, vedrete. E ho messo anche un opzionale trend filter che, come al solito, va a ridurre o meno le posizioni a quando c'è una condizione, diciamo così, di trend concorde alla posizione, al fine di ridurre sensibilmente il drawdown. Comunque non voglio spoilerarvi troppo oggi su quello che sarà questa strategia, perché ne parleremo per l'appunto in un video dedicato. Stasera buffering, mi spiace, caspita, tra l'altro oggi è una giornata importantissima e vi spiego anche il perché, perché questo sarà l'ultimo live stream prima di diventare finalmente partner di Twitch, che ci vogliono almeno 8, mi pare, o 7. No, mi pare che sono 8, perché questo è l'ottavo stream in giorni diversi e poi tutta un'altra serie di obiettivi facilmente raggiungibili, fortunatamente, ma dal prossimo finalmente sarò un affiliate di Twitch, e quindi vi potrete anche abbonare, in modo che chi ha Amazon Prime può richiedere Twitch Prime e farmi l'abbonamento per lui in maniera gratuita, donandomi 5 euro, che per me è veramente un gesto fantastico che apprezzo, lo sapete. Un modo
modo per sostenere il mio lavoro e per fare più giveaway, insomma. A proposito di giveaway, mi raccomando, sul pezzo con l'accumulo di shitcoin, perché dal prossimo live, per l'appunto, vi racconterò anche quali saranno i target, quali saranno gli obiettivi di shitcoin da avere per ottenere il primo piccolo premio, ok? Finalmente concretizziamo un po' queste benedette shitcoin. Allora, oggi volevo parlare principalmente ovviamente del prezzo di Bitcoin, perché è in una situazione importante, stiamo affrontando un livello di prezzo molto importante, vorrei discutere con voi insomma il come posizionarsi in una situazione del genere, qualche strategia di ingresso a mercato, cose di questo tipo, quello che facciamo un po' sempre. Poi ascolterò come al solito le vostre domande, che tra parentesi mi raccomando bombardatemi di domande, perché le domande sono quelle che poi danno la direzione al live, al discorso, quindi se da qualche vostra domanda magari può nascere una discussione in base a quello che si dice, insomma lo sapete che spesso e volentieri va così, e inoltre se partecipate alla chat sapete che potete guadagnare ancora più shitcoin, quindi gasati ai massimi, mi raccomando, shitcoin su shitcoin, e poi si convertono in premi e quel premio sarà ovviamente la classica somma simbolica in BTC. Per ringraziarvi sempre del vostro seguirmi, della vostra pazienza e di tutto quanto. Allora, vediamo, cominciamo con qualche domanda vostra, poi faccio qualche intermezzo ogni tanto, come al solito, per andare magari a dare un'occhiata ad eventuali news, ad eventuali cose interessanti, perle di grafici, qualche analisi, insomma, abbiate pazienza, magari non guardate la mia faccia che è più brutta del solito, inquadrata così da vicino da davanti, almeno l'altra camera mi faceva più decente, avevo una luce un po' migliore, adesso non c'è veramente giustizia, ecco, quindi magari la tiro via, se mi dite fai schifo ditemelo, che così la elimino e vedete solo il grafico, però vabbè, almeno mi vedete gasato, so che siete ancora più contenti anche voi. Allora, detto questo, ti sentiamo e ti vediamo, si vede dei capelli, ok, un po' di mi piace questa strategia, opero sulle 4 ore di solito, bene, guarda, sono contento perché questa strategia si presta molto bene per chi opera sulle 4 ore, per chi opera sullo swing trading, è una strategia di swing trading a tutti gli effetti, prende dei segnali non dalle medie mobili ma dalla loro pendenza per essere un po' più reattiva, diciamo così, un po' più sprint, le medie mobili sono lente, sono noiose, sono in ritardo, non mi sono mai piaciute come segnali operativi e le utilizzo piuttosto come filtro, questa vi piacerà di più perché ci azzecca abbastanza, devo dire, funzionicchia bene anche sulle altcoins, c'è ovviamente da settare qualche parametro ma vedremo tutto insieme chiaramente. E che altro dire, ma che poi si può modificare in base alle proprie necessità, si può ad esempio aggiungere un filtro anche per i volumi, si può insomma in base a come uno opera la può adattare, se opera più sul breve si può cambiare i parametri delle medie mobili per adattarla meglio, diciamo così, alla propria operatività. E direi che questo è quanto per quanto riguarda la strategia. A proposito di strategia di trading automatico, un altro tema che vorrei trattare è spiegarvi, vi presenterò insomma una piattaforma che è un po' una suite all-in-one per il trading automatico che ho deciso di iniziare a utilizzare io di primo pugno, che si chiama 3Commas, e qualcuno di voi tra l'altro me l'ha raccomandata, mi sono un po' informato e devo dire che mi piace, mi ispira, in particolare perché dà la possibilità di collegare TradingView agli exchange, tutti gli exchange tra l'altro insieme in un solo, in una sola piattaforma, e TradingView dà il segnale, dà l'alert e lui piazza l'ordine, è una cosa che a me piace molto, mi ispira e la proverò e ovviamente vi condividerò tutti quanti i risultati. Sto provando la Parabolic SAR, sta funzionando bene ma solo su Bitcoin ed Ethereum, sulle altre non rende secondo i backtest e sull'azionario nemmeno a parlarne. Guarda, ti dico la verità, il Parabolic SAR a me come indicatore non piace moltissimo perché è un po', non lo so, non si applica bene, ti dico la verità, ai mercati così volatili e poco liquidi come possono essere le cripto. Paradossalmente io c'era un periodo che lo utilizzavo appunto per il placement dello stop loss sul mercato azionario, però poi ho preferito anche lì basarmi unicamente sulla price action e non sugli indicatori. Non sono appunto un grande fan degli indicatori, poi ovviamente de gustibus, però io non ho mai utilizzato per l'appunto il Parabolic SAR, semmai se proprio allora su time frames molto alti come il daily o il weekly.
Tuo parere su Dash, che ne pensi? Allora, non sono un grande fan di Dash dal punto di vista fondamentale, diciamo così, e non è che gli trovi tutto questo senso, ecco, se ti dovessi chiedere perché Dash, cioè qual è la ragion d'essere di Dash, cioè se qualcuno me lo chiedesse io rimarrei un po' così, tipo boh, non lo so, effettivamente non ci avevo mai pensato, però se ne parla molto, ha una storia molto lunga, i masternode, quindi ci sono incentivi economici di un certo tipo, però ti dico la verità, al di fuori della speculazione non mi piace molto, me la segno così tra poco magari diamo un'occhiatina al suo grafico. BlockFi mi sta facendo impazzire. Ecco, a proposito di BlockFi, chiedo scusa per questa parentesi shilling, però è ancora possibile fino ad oggi approfittare della promo di BlockFi, che è una promo che secondo me è una figata. In che cosa consiste? È questa Halving 2020 promo. Fino a stasera alle 23:59:59 UTC, che noi siamo UTC più 2, quindi per noi è fino alle 2 di stanotte, anzi all'1. 59, occorre avere un nuovo, cioè creare un nuovo account su BlockFi o non avere mai depositato, aver creato l'account o con il mio affiliate link o con il codice Halving 2020 come referral code. Vi lascio il mio affiliate link, chiaramente lo trovate su YouTube nel video di BlockFi, qua ve lo scillo ogni tanto con la chat automatica, col bot, e dovete depositare almeno $200. E cosa succede? Il primo di agosto, il primo business day di agosto, vi viene regalato a tutti gli effetti $100 in Bitcoin. BlockFi è una piattaforma di SeFi, di cui abbiamo parlato tante volte, tipo Nexo, Celsius, quelle lì, che permettono di ottenere una rendita passiva sulle proprie cripto. Quindi questo è un incentivo interessante per provarlo, non è uno scam, non è una truffa, perché BlockFi, pensate che FI sta per Fidelity, che è una delle maggiori compagnie di investimento americane, tra l'altro si appoggia sui servizi di Gemini, che è un exchange appunto regolamentato in America, anch'esso ha passato tutte le certificazioni del caso, addirittura Deloitte ne ha certificato la sicurezza, c'è un tipo di assicurazione per i depositi, bla bla bla, non sto qui a scillarvelo, però vi ricordo che se siete interessati a questa promozione avete ancora tempo, oggi compreso, quindi prendetevi il vostro tempo per l'appunto e basta. Chiusa parentesi, come mai ti fa impazzire? Tra l'altro io ho oscillato un po' ma non ti ho chiesto il perché, in realtà è molto semplice registrarsi. Io ho Amazon Prime, poi ci spieghi come operare, qui chi ha Prime? Sì, dai, grazie, vi ringrazio per l'interesse, ve lo spiegherò adesso appena mi fanno l'invitation, c'è scritto nella mail, che per diventare affiliate ve lo condividerò sicuramente, grazie davvero. Ti si vede, ti si sente, buonasera, grazie, buonasera anche a te. Si può fare trading con Binance utilizzando come wallet Ledger Nano X? Purtroppo utilizzando gli exchange centralizzati, tra cui Binance, non è possibile chiaramente fare trading dal proprio wallet. Per fare trading dal proprio wallet servono i DEX, e tra l'altro di DEX che ti permettono di fare trading direttamente dal Ledger ce n'è molti pochi e purtroppo peccano di scarsa liquidità. Quindi, ahimè, la risposta è no se tu intendi il fare trading come facciamo noi di solito, quindi speculativo sulle altcoin, sui perpetual eccetera, ahimè ti devi registrare e depositare i fondi sui wallet dell'exchange. Meglio Twitch del tubazzo censorazzo? Guarda, Twitch mi sta piacendo veramente un sacco, perché come stile mi ci trovo proprio, cioè mi sembra più di essere più a contatto con voi, di poter chiacchierare con voi quasi come se foste tutti qua ad ascoltarmi e a dire la vostra. È bella, è una bella sensazione. Hai ancora aperto lo short di copertura? Yes, assolutamente sì, ho intenzione di chiuderlo soltanto sopra i 10.500, tra poco magari ne parliamo. Sarò felice di abbonarmi al tuo canale non appena sarà possibile, e io ti ringrazio, che dire. Ciao Luca, ciao anche a te. Ragionando sulla possibilità di staking con Ether 2.0, non è troppo rischioso al momento immobilizzare così tanti Ether a fronte della possibilità di operare sul mercato? Guarda, sicuramente lo staking comporta un rischio e comporta anche l'immobilizzazione, come dici tu, del capitale. Motivo per cui io vi dico personalmente quello che ho intenzione di fare riguardo Ether 2.0, visto che qualcuno me l'ha anche chiesto nel commento del video, tra l'altro vi consiglio di vederlo se vi interessa, se siete interessati a Ethereum in generale e allo staking futuro di Ethereum. Io parteciperò, ho intenzione di creare un nodo validator, perché comunque i miei Ether ce li ho,
Però c'è un però, ovviamente. Non voglio, non ho assolutamente intenzione di esporre tutto quel capitale al rischio volatilità. Pertanto terrò una parte di capitale, sempre della mia fettina allocata Ethereum, dedicata ad eventuali short di copertura, per l'appunto. Cosa serve? Serve che qualora durante gli anni in cui è vincolato Ethereum, i miei Ether sono vincolati nel contract del validator per fare staking, qualora appunto ci fosse una fase di forte downtrend, io andrei ad aprire il mio short e andrei a dormire sonni tranquilli perché sono neutrale al mercato. Questo è il mio scopo. Litecoin, ma non mi piace, però andiamo a vedere il grafico anche quello, quindi mi segno anche Litecoin oltre a Dash. Si possono utilizzare le opzioni come protezione? Hai voglia? E in che modo? Ma guarda, io tra poco, visto che siete interessati comunque alle opzioni, avevo intenzione di dedicare qualche video a qualche piccola strategia di utilizzo delle opzioni. E la prima, che secondo me è l'entry level per l'utilizzo di opzioni appunto come copertura, come dici tu, come protezione, è la cosiddetta covered call. La covered call consiste nel vendere un'opzione call, quindi un'opzione rialzista, che se venduta ci fa assumere una posizione ribassista o lateralità, e quindi siamo short volatilità e short prezzo in un certo senso, e combinata con il possesso del sottostante. Quindi io ho spot long, piuttosto che io possiedo una posizione sui perpetual, sui future long, mi copro con una vendita di opzione call con un size variabile in base alla copertura che voglio ottenere, e questo dà dei grossi benefici, anche potenzialmente maggiori rispetto a uno short di copertura in certe situazioni, e varrà assolutamente la pena approfondirla, perché è una tecnica che bisogna conoscere, ecco. Quindi questo è uno dei tanti modi. Poi ovviamente con le opzioni c'è di bello che ci si può posizionare anche long o short appunto sulla volatilità. Quindi combinare questo con posizioni sul prezzo permette di amplificare i guadagni piuttosto che di ridurre il rischio, dipende sempre da come le si utilizza. Volevamo la camicia fiori, la prossima volta me la metto, giuro. Oggi c'è un tempo veramente pessimo qua, non da camicia fiori oserei dire, grigio come questa maglietta, che qua tra l'altro sembra ancora più grigia di quella che è con questa pessima luce. Mi serve sapere se il BTC tornerà ai livelli 9000-9005, piacerebbe saperlo anche a me, sai? Però a parte gli scherzi, io sono pronto a quell'eventualità. In verità sono posizionato più long che short, però mi sono coperto proprio per quell'eventualità lì. Ne parliamo tra poco, tra poco andiamo a vedere il grafico, massimo 5 minuti, quindi non scappate via. Leggo ancora un paio di domande. Ciao Luca, mille grazie per il tuo eccellente lavoro come sempre, grazie mille. Vorrei un tuo parere su un portfolio così diviso, volentieri, dato che non sono pratico di trading, tengo il portafoglio molto prudente, 80% cash, 20% cripto. Cash 50% Nexo, 25 BlockFi, 25 Celsius, che dire. Cripto accumulo su wallet. Guarda, se vuoi una mia opinione, questo portafoglio è eccellente. Se magari aggiungi qualche altro asset, che ne so, stocks piuttosto che eventuali bond, piuttosto che commodity, perché no? In ogni caso, assolutamente bene la suddivisione cash crypto, 80-20 è prudente, visto che le cripto sono ad alta volatilità, e soprattutto ottima la divisione Nexo, BlockFi e Celsius non c'è, no. Comunque ottima la divisione anche per cash 50, 50 liquido e il resto in rendita. È molto simile alla mia per quanto riguarda il cash. E ti devo dire, bravo, ottimo lavoro. Te l'ho detto, magari valuta a seconda anche delle fasi, che ne so, se dovessimo rompere i massimi, per dire, i massimi locali, parlo dei 10.500, valutare magari di allocare un pelino di più nelle cripto, visto anche il periodo storico in cui gli altri asset sono meno interessanti, e visto anche che hai comunque un cuscinetto cash di tutto rispetto che ti stabilizza egregiamente il portafoglio. Ho Amazon Prime anch'io, facci sapere come contribuire, grazie, ve lo farò sapere. Cos'è esattamente lo swing trading? Ma lo swing trading è uno stile di trading che non è forsennato, quindi non è che devi star lì davanti al PC tutto il giorno col time frame 10 minuti a fare dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, ma banalmente tu stai su un time frame più rilassato, ok? Aspetti di vedere dei segnali appunto di swing, quindi di
di nascita possibile di un trend, cercando di beccare il minimo e il massimo o dintorni ovviamente, ma non ad alta frequenza, un po' quello che faccio io, un approccio simile al mio dove opero su time frame giornaliero e cerco di per l'appunto non forzare troppo la mano nei trade. Sono più i periodi in cui non opero che quelli che opero, e la mia operatività ha una frequenza tutto sommato limitata. Mi sto rendendo conto di una cosa terribile, ovvero che non ho scillato il live su Telegram, e infatti ci sono un po' meno persone del solito, quindi vi chiedo un attimo scusa se nel mentre lo faccio, cioè devo assolutamente shillarlo. Vi ricordo che ora sono live su Twitch, accorrete. Non odiatemi amici di YouTube, ma non potevo non shillare il mio live, scusate davvero. Andiamo avanti. Allora, pensi farai staking su ETH? Sì, trado meglio se sei gasato ai massimi, oserei dire. Mi sono iscritto a BlockFi col tuo referral, dopo le varie fee, le fee? Non ci sono fee. Mi sono arrivati 203,5 USDC. Ecco, allora, importante riguardo a BlockFi, non temete, non preoccupatevi riguardo alle oscillazioni di valore nel tempo del portafoglio, perché quello che conta per... ecco, adesso state crescendo, bravi, 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 bravi. Quello che importa è il deposito iniziale, quindi all'inizio se depositate 200 dollari in 201, facciamo dollari in Bitcoin e Bitcoin di mezza, non importa, voi riceverete lo stesso i 100 dollari di bonus. Ho formulato male il mio post su Facebook perché poi qualcuno mi ha detto, io ho scritto al support e mi hanno detto così. Vi ringrazio per la precisazione e sapevatelo tutti. Allora, volevo andare a vedere un attimo i grafici, però avete un sacchissimo di domande. La cam del telefonino dove si vedeva lo scroll dello zoom era il top, sì, è vero. Allora, niente, tra l'altro bella idea quella di condividere il tuo portafoglio. Se qualcun altro vuole un parere sul portafoglio o semplicemente condividerlo senza ovviamente dire ho, che ne so, 500 bitcoin, non ditelo, quello tenetevelo per voi perché la privacy è importante, però... per condividere, per discutere riguardo al portafoglio. Per i nuovi arrivati, qua c'è una strategia trend follower che avevo fatto un tease all'inizio del live, che metterò in un nuovo video tra poco e vi spiegherò, vi racconterò e ve la metterò a nudo, così da mostrarvi un nuovo approccio e continuare il topic trading automatico, che so che vi interessa tantissimo. Mi avete scritto in tanti per approfondire, quindi approfondiremo tantissimo il trading automatico. Diventerà uno dei topic più trattati, vorrei questo, perché ultimamente lo sto studiando molto, sto approfondendo, voglio arrivare ad allocare una fetta di portafoglio al trading automatico e voglio farlo insieme a voi, quindi facendovi vedere di volta in volta come lo farò, con che percentuali, con che strategie. Sapete, il mio stile è un po' questo, ecco, qualcuno lo ama, qualcuno lo odia, però è così. Allora, Bitcoin, arriviamo al dunque, arriviamo all'analisi dei grafici, se no gli amici di YouTube poi mi odiano, mi dicono ma i grafici non li caghi più, ascolti solo le domande, io mi annoio, i tuoi live durano 6 ore. Questo è il grafico settimanale. Perché settimanale? Perché ci dà un'idea un po' panoramica della situazione in cui ci troviamo. Situazione che è bullish, inutile dirlo, è bullish perché come vedete abbiamo un tot di settimane tutte verdi con una bella spinta, un recupero completo del dump che c'è stato da qua fino a qua, completo ormai, perché siamo arrivati davvero a ritestare la zona di origine del dump stesso, e questo è un segno ovviamente di inversione di bias al di là di tutto. Adesso gli scenari possibili sono due. Quali sono? Uno, che andiamo di FOMO, quindi andiamo a bucare questa resistenza qui sui 10.200-10.300 circa, o anche un po' di più se contiamo la shadow, fino a 10.550, e se succede, ecco, aspettatevi turbolenza. Per quale motivo? Perché, come vedete, questo livello di resistenza è un livello di resistenza non forte, di più, cioè abbiamo tutto questo tetto di liquidità, abbiamo questo tetto di liquidità, quest'altro tetto di liquidità, quindi Dio solo sa quanti stop loss ci sono qui sopra.
quanti breakout traders ci sono lì pronti a cliccare long, quanta liquidità c'è, ecco, cosa si scatenerà in caso di rottura di questi massimi. E quindi questo è uno scenario che probabilmente, nel caso in cui appunto venisse soddisfatto, ovvero nel caso in cui avessimo un bel break, un'altra leg up molto forte che va a rompere i massimi, probabilmente sarebbe sufficiente già andare a rompere questa shadow, questa upper shadow della settimana scorsa, perché ci si è sicuramente posizionata una certa mole di liquidità, in quanto abbiamo avuto una candela che ha assorbito parecchio, cioè una candela che ha palesato domanda, la domanda è arrivata fino quasi ai massimi precedenti 10.200-10.300. E dopodiché questa domanda è stata assorbita, cioè è arrivata offerta, bam 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 bam, hanno shortato, hanno assorbito la domanda e hanno respinto il prezzo di nuovo sotto i 9.500, ok? Quindi così facendo quello che è successo è che si sono accumulati molto probabilmente molti stop loss di chi ha shortato qua sopra, semplicemente sopra questa shadow oppure sempre sopra alla resistenza precedente. In ogni caso appunto tenere conto di questa massiccia liquidità, perché questo assorbimento, questa candela è quella accompagnata dai maggiori volumi, quindi questo significa appunto tanta liquidità e quindi appunto un combustibile, un pool di combustibile che se viene rotto viene acceso e via che parte la fiammata. Quindi probabilmente dico sarà sufficiente andare a rompere le scatole a questo high per innescare la come dire, quantomeno un bel movimento rialzista. Poi ci sarà da vedere chiaramente se il movimento rialzista sarà soltanto un trigger per gli short, quindi farà palesare offerta, perché attenzione che queste cose sono armi a doppio taglio, cioè è difficile, perché uno vedendo un setup di questo tipo e sentendo quello che ho appena detto potrebbe dire: bene, ci hai appena detto che se rompiamo questa shadow allora andiamo to the moon, perché c'è liquidità qui, liquidità lì, stop qui, stop lì e via, si parte, non ci ferma più nessuno. In realtà è un'arma a doppio taglio. Per quale motivo? Perché questa liquidità fa molta gola all'offerta, quindi se l'offerta vuole shortare pesante, ma pesante intendo veramente le cosiddette institutional money, capitali ciclopici che non vogliono incorrere in slippage, vogliono aprire ordini massicci, cosa fanno? Vanno proprio a cercare quelle situazioni di gigantesca liquidità, ed è per quello che diventa un'arma a doppio taglio, perché spesso e volentieri si vanno a dipingere, a denotare quei maledetti failure swing, ovvero dei falsi break che appunto innescano liquidità. Quella liquidità viene utilizzata bam 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 per shortare da parte appunto di queste whales, di questi capitali che vogliono entrare short, e poi respingono di nuovo il prezzo e fanno una prosecuzione invece ribassista, una prosecuzione ribassista forte della loro massiccia posizione short, facilmente gestita, perché così hanno, cioè quello che hanno fatto, quello che farebbero, quello che fanno in verità i big money, chiamiamoli così, è andare a cercare proprio i pool di liquidità, spingere il prezzo appena sopra a sufficienza per far scattare tutti gli stop, sapendo che c'è pieno di stop di retail lì dentro, e tutti quegli stop lì se li mangiano, cioè li usano per filare i loro short, perché uno stop di uno short, quindi uno stop che ha posizionato ad esempio qua, è un market buy, e i market buy gli vengono a fagiolo perché loro mettono i loro limit sell qui in quest'area, e inoltre vanno poi a fillare dei market sell dopo che hanno fillato tutti i loro limit sell per approfittare della liquidità che invece si è creata in limit nel frattempo di coloro che pensavano che questo è un vero breakout, e poi sopprimono il movimento con altri market sell per far perdere le speranze e lasciare underwater tutti i long che si sono formati, e così creano altra pressione ribassista e alla fine ne escono con un capitale molto molto amplificato a danno di tutti i cosiddetti pesci piccoli che ci sono cascati. Quindi dobbiamo stare attenti e non farci prendere dalla FOMO dicendo: caspita, guarda dove siamo, qui se parte una scintilla parte la fiammata e arriviamo chissà dove, perché
C'è della turbolenza, indubbiamente, però la turbolenza poi deve risolversi ed è solo al risolversi che ci fa capire l'effettiva direzionalità di questo attacco. Se la turbolenza si risolve con una candela settimanale che mi chiude qui, beh, è abbastanza eloquente, ok? Cioè, c'è sempre la possibilità di falso break, che la candela successiva ritorni qua dentro, però lasciatemi dire che è molto più remota rispetto al vedere una candela settimanale, immaginatevi questo alla prossima, che rompe e poi viene assorbita e poi magari chiude qua. Con un body che è questo e una shadow che è questa. Non mi direte che è una candela bullish, anzi è una candela agghiacciante, quella lì è un classico failure swing, un classico, come dire, che hanno pasteggiato le balene con la nostra liquidità. E quindi attenzione a questa conformazione. Questo è il motivo per cui a me non piacciono particolarmente i cosiddetti breakout trades, perché danno per scontato che un breakout poi si risolverà in maniera positiva. E se tirate le somme, una statistica, vedrete che è nella minoranza dei casi, paradossalmente, che un breakout si risolve in maniera effettivamente che conferma il breakout, ok? È importante tenere in considerazione questa cosa. I breakout nella maggioranza dei casi sono fake out, quindi bisogna stare attenti. Anzi, addirittura si può approfittare di quei fake out, ne abbiamo parlato nei video dedicati ai setup principalmente, andando a prendere posizioni che vanno a capire appunto dinamica di order flow, che vanno a capire quando vengono mangiate le liquidità, quando viene fatto scattare uno stop, ok? Che quello è importantissimo da capire in un mercato così poco liquido, dove lasciano più tracce questi movimenti, come è Bitcoin, ok? Fin tanto che è un mercato poco liquido, questo è uno dei suoi vantaggi. Le tracce dei grossi capitali si vedono molto molto bene. Ovviamente non parlo di time frame settimanale, parlo di time frame giornaliero, perché sul settimanale abbiamo, come dire, una latenza maggiore per via della dimensione appunto della candela stessa, ma sul giornaliero fidatevi che le tracce si vedono. Quando si vedono candelotti di volume esagerati uniti appunto a candele come possono essere di failure swing, di falso break, di assorbimento eccetera eccetera, attenzione, lì è successo qualcosa ed è il motivo per cui utilizzo molto come setup anche il cluster intermedio, che il cluster intermedio sono, cioè prende origine proprio da quelle candeline piccole che sono originate in corrispondenza con alti volumi. Perché è importante il cluster intermedio? Perché anche lì fa vedere tracce di grossi capitali che si muovono e inoltre non creano direzionalità. Questo è un aspetto doppiamente importante, perché ovviamente laddove si muove tanto capitale, a prescindere, diventa importante. In seconda battuta, se il grande capitale non ha visto un prevalere della domanda e dell'offerta, quel livello lì diventa un livello chiave, perché ci si va ad accentrare una quantità di trades molto alta da una parte e dall'altra. C'è da immaginarsi un po' questo. E quindi saranno interessati a difenderla un po' da tutte e due le parti. Chi vincerà poi nel test, in questo caso ha vinto la domanda alla fine, perché vedete che c'è stato il dump, il riattacco, un piccolissimo test e poi la domanda ha vinto. Quindi cosa si capisce? Che qua ci si è accentrata appunto domanda e la domanda è più forte dell'offerta, e quindi nel test successivo con buona probabilità la domanda stessa vincerà di nuovo. Questo solitamente tendo ad applicarlo soltanto ai primi test, perché ogni test che poi viene eseguito su un livello chiave tende ad indebolirlo, contrariamente da quanto quello che molti credono. Allora, circoscrivendo l'analisi al time frame giornaliero, invece, quello che vediamo è una situazione di lateralizzazione al momento. Abbiamo un range consistente, perché vede come range high per il momento 10.000 e 15, cioè 10.000 facciamo, e come range low questa zona qua che è 8.500. Voi direte, ha voglia, la faccia del range, $2.000, $1.500 di range. Effettivamente sì, perché come vedete abbiamo avuto un'ultima leg up, pam. Allora, innanzitutto qui una pesca di liquidità da questa zona da parte degli shorters. Guardate che volumi, vi ricordo che questa è la candela con i volumi maggiori nell'ultimo periodo all'incirca, e questo ci deve far, come dire,
tenere in considerazione la cosa. Volumi principalmente in offerta, perché vedete assorbimento, shadow molto lunga, body rosso, e dopo, subito dopo, ha un breakout importantissimo. È una candela d'arresto, l'abbiamo definita così. Cosa succede quando ci si piazza una candela d'arresto durante un trend? Succede che il toro è in corsa, però c'è un muro di cemento davanti e quindi quantomeno ci cozza contro e traballa un attimino prima di continuare la corsa. Questo, uscendo dalla metafora e tornando sul grafico, si traduce con o uno storno o una lateralizzazione. Ovviamente non sempre, ci sono sempre le eccezioni. In questo caso è diventato una lateralizzazione. Abbiamo avuto quindi un ulteriore tentativo di domanda, visto che siamo in fase FOMO, immediatamente soppresso, con un po' più di rilento, perché domanda, soppressione. Altra domanda, però guardate i volumi, attenzione, volumi della domanda, volumi della soppressione. Direi che ci siamo, cioè ci capiamo dov'è che c'è maggior direzionalità. In particolare fare molta attenzione anche a quest'altra candela, che è una candela eloquente, questa qui. Perché una candela eloquente, che in realtà è insignificante, cioè una candela totalmente simmetrica? È eloquente perché ha dei volumi veramente grandi, quindi questa funge da un lato un po' come candela d'arresto di nuovo di questo tentativo di assorbimento e quindi ha stoppato un attimino l'offerta. Dall'altro ha liquidato anche un po' di long, vedete? Cioè c'è stato un po' di shakeramento, quindi questa candela indebolisce ulteriormente il mercato. Solitamente quello che accade è questo, sta prosciugando un po' la liquidità. Tra l'altro io è da un po' che non guardo l'open interest e lo farò proprio con voi, già che ci siamo, perché adesso non so come si sta comportando, però sicuramente un po' queste candele lo hanno prosciugato. Adesso che stiamo lateralizzando, immagino che sia in fase accumulativa l'open interest, in quanto le fasi laterali servono a quello, ad accumulare posizioni sui due lati del range. Fatto sta che fin tanto che non usciamo per l'appunto da questo range, secondo me prendere posizione può essere prematuro. Prematuro perché? Perché uno dice, ma come abbiamo visto un po' di tempo fa, avevamo fatto il ragionamento di lateralizzazione dopo un break molto importante e quindi questa si presume sia una fase di accumulazione. Assolutamente possibile, è una delle ipotesi e ci sta se qualcuno la vuole seguire, perché può avere senso, è una delle ipotesi che vaglieremo tra poco. Tuttavia io non ho deciso di seguirla, beh, a parte perché ho la mia posizione spot long già attiva e caricarmi di un altro long adesso mi sovraesporrebbe a rischi notevoli in caso poi ovviamente il mercato dovesse correggere, e inoltre siamo in una fase parecchio estesa, ok? Siamo sotto una resistenza importantissima, come abbiamo visto, siamo in estensione, è da tot candele settimanali che andiamo avanti di verde, e quindi prendere posizione anticipatrice long, a maggior ragione con uno spot long sulle spalle, non me la sento ancora. Qualora poi dovesse esserci il famoso breakout che vi dicevo, con conferma sopra che la domanda vince ancora, in quel caso lì penserò al long accumulativo, cioè scusate, speculativo. L'altra opzione che avevamo vagliato, che si è rivelata efficace alla fine per chi non aveva una posizione spot aperta, un long aperto eccetera, era quella, vi ricordate, dell'accumulazione. In particolare avevamo identificato come primo supporto di accumulazione 8750 ed effettivamente è quel supporto che per ora sta tenendo duro. Gli altri supporti a scendere, vi ricordo, è la zona 8000/7600, poi abbiamo 6900 e poi abbiamo più o meno l'oblio, perché se andiamo sotto i 6.900, caspita che ritracciamento. No, scherzi a parte, avremmo 6.100, che è un altro supporto storico, direi discretamente importante, però davvero, cioè arrivare a 6.100, se ci arriviamo ci dobbiamo arrivare con una shadow che viene assorbita, perché altrimenti inizia a diventare spaventosa la situazione. La perdita confermata di questo range 6.900-7.600 invertirebbe di nuovo il mio bias, mi farebbe fare il cosiddetto flip di bias da bullish a bearish nuovamente. Attualmente rimane ovviamente
assolutamente bullish. Quindi accumulazione sì, fin tanto che il bias è bullish, però se flippa non più sì accumulazione, perché non ha molto senso accumulare in una fase che rischia di diventare appunto ribassista. Perché ho aperto l'edge short, infine, per chi non lo sapesse? Allora, ovviamente si basa tutto sul fatto che io ho una posizione spot long aperta, quindi io sono long, punto, immaginatevi, non ho posizioni speculative aperte, ci troviamo per l'appunto contro una bella resistenza di questo tipo, come abbiamo detto fino adesso, 10.400-10.500, addirittura ci sono stati una candela d'arresto, il segno di assorbimento, i volumi che comunque sono più dal lato, dal side dell'offerta che della domanda, e quindi io mi aspettavo di più un ritracciamento piuttosto che una continuazione rialzista. Questo, andando a pesare le probabilità messe insieme alla mia esposizione, mi hanno fatto dire: copriti un po', parati un po' il di dietro, perché appunto nel caso in cui dovesse avverarsi quello scenario lì e te ti tieni il tuo spot long, o peggio ancora apri addirittura un long speculativo, ti becchi un'altra mazzata e non hai mai imparato la lezione che devi minimizzare il rischio. E quindi questo è un po' il motivo. Come l'ho aperto? Come ho scelto l'area? Allora, l'area l'ho scelta andando a vedere che questo è un pool di liquidità, ok? Vedete, Shadow, in particolare questa candela, ne abbiamo parlato prima, ok? Vi ricordate, ho detto questa candela è importante perché? Perché è una candela d'arresto, domanda soppressa, volume ai massimi, e questo significa che va a creare per l'appunto un pool di liquidità in offerta principalmente. Quello che è accaduto è che, ovviamente dopo abbiamo fatto questo break immediatamente soppresso, che ha confermato comunque che l'offerta vuole difendere bene o male questa zona, dopodiché appunto dopo la soppressione, quindi più o meno qui in questa giornata, sono andato a mettere i miei limit sell in questa zona qua, all'incirca sono coperto al 10% adesso sul mio spot long, il che significa che un 10% del mio capitale è utilizzato per shortare, quindi è come se avessi fatto, immaginatevi, un take profit del 10%, cioè visto in un altro modo è così, solo che l'aprire una posizione short anziché vendere mi permette di quantificare meglio i rischi, perché ho il mio stop loss ben definito, perché riesco a gestire le due posizioni in maniera separata, soprattutto senza avere due controvalori diversi, perché il collaterale rimane sempre Bitcoin, e questo mi agevola tantissimo, mi permette di farmi una contabilità più chiara, diciamo così. E ecco, mi ha preso un po' alla sprovvista, lo ammetto, questo movimento, questo colpo di reni qua che c'è stato. Un po' alla sprovvista sì, ma non abbastanza da convincermi a chiudere la posizione short. Perché? Perché io quello che ho detto, cioè la mia regola per le coperture è: la posizione viene chiusa di copertura qualora dovesse palesarsi un setup long sul medesimo time frame sul quale l'ho aperta, quindi il daily nel nostro caso. Setup long non c'è ancora, perché non è ancora sufficientemente convincente. È un po' borderline, dico la verità, perché questa candela qua di dump è stata assorbita comunque da questo movimento qui. Addirittura è stata assorbita, poi oggi c'è stato un attacco al pool di liquidità da parte di questa shadow assorbito dalla domanda, e quindi è veramente borderline come situazione. Ammetto che sono stato tentato più e più volte dal chiudere lo short. Alla fine ho deciso di non farlo, per il semplice motivo che ho detto: il mio stop loss è sopra i massimi e a fronte del rischio di una perdita sensibilmente più alta, tengo comunque in pancia questa sorta di assicurazione contro il possibile dump. Quindi mi sto esponendo, nel caso bullish, a una perdita maggiore e ne sono consapevole, però in questo modo mitigo il rischio di continuazione ribassista. Ok? Questo è il mio quadro. Perché se poi vado a chiuderlo adesso, abbagliato da questo fatto, e va a finire che si verifica la situazione ribassista, va a finire che, cioè, ho perso qualcosina qui per aver chiuso lo short, perso poco, però comunque qualcosina in questa posizione di copertura, e in più sono due volte pirla perché ho chiuso la copertura in maniera un po' avida, secondo me,
e non ho coperto per l'appunto il mio spot long. Coprire, cioè essere 100% long appena sotto una resistenza forte con qualche segno di offerta, è una condizione nella quale io non mi voglio porre. Basta, tutto qua. Quindi gli scenari sono questi: lo scenario di prosecuzione rialzista, break confermato, volumi che iniziano a incalzare, e deve esserci una netta prevalenza della domanda, quindi non voglio vedere sell off subito durante il breakout da qua, continuazione di lateralizzazione che forse tra le varie probabilità è quella che do per maggiore, quindi volumi in calo, lateralizzazione che continua, range low e range high che tengono, e c'è magari qualche sweep ogni tanto, quindi qualche pesca di liquidità da sopra e da sotto. Terzo caso, breakdown ribassista, e quindi continuazione dello scenario accumulativo sui supporti, come abbiamo fatto con questo. Cioè io non l'ho fatto perché appunto sono già long di mio, però se qualcuno vuole accumulare su questi dips, su questo ritracciamento, è questa un'opportunità per farlo a rischio contenuto, perché abbiamo un chiaro decisore di bias che è questa zona qua, questo range qua, e soprattutto è una situazione in cui se andiamo a penetrare ancora un po' andiamo a scaricare anche l'iperestensione, quindi poniamo delle ottime basi per un'eventuale ripartenza, e poi avremo una bella pedana di lancio carica per rompere quella resistenza lì. Andiamo a vedere l'open interest, poi torno a voi e alle domande, ok? Allora, open interest, ecco, vedete, qua ha droppato un po'. Sto guardando quello aggregato perché quello di BitMEX ormai non è più, cioè è passato in secondo piano, vedete, OKX come volumi ormai se lo mangia BitMEX, e quindi, cioè, non lo so, non tendo a guardarlo molto meno di prima. Adesso questa pagina come al solito mi ha impallato qualsiasi cosa, ma è incredibile quanto sia pesante SKU, mamma mia, ma per cosa è pensato, per dei PC della NASA? Fatto sta che, allora, vedete che adesso, beh, l'abbiamo recuperato un po' appunto con la lateralizzazione, però questo giorno qui, che adesso appena me lo carica probabilmente è l'8 maggio, mi pare di aver intravisto, no, il 9 maggio, andiamo a vedere che cos'è successo e poi chiudo questa pagina qua. Ciao, addio SKU. Allora, il 9 maggio che cos'è successo? È successo, incredibile, non me l'aspettavo. È successa questa candelina qui, che non è particolarmente significativa, qua. Qua è andato a droppare l'open interest. In realtà secondo me è droppato qua, lasciatemelo dire. Mi sembra strano che sia droppato qui. Vedo più probabile un drop dell'open interest su questa candelona qua. E come mai è droppato? Ma probabilmente perché sta candelona qua ha segato le gambe a un sacco di long. In ogni caso, ve l'ho detto, il range serve a far incrementare l'open interest nel tempo, ok? Quindi sicuramente è quello che accadrà. Coinalyze, andiamo a vedere meglio l'open interest. Ecco, andiamo sul perp di OKX, che sicuramente avrà dei volumi maggiori, open interest maggiore. Andiamo a vedere così cos'è successo step by step. Allora, questo è il 5 minuti, forse è un pelino troppo ravvicinato. Ah, eccolo qua, vedete, sì, effettivamente questa candelozza, questa, è quella che ha fatto droppare l'open interest, quindi è una candela mangiafomo, chiamiamola così. E allora, tra l'altro, bello che anche qua è droppato tantissimo in corrispondenza di questo ultimo, come dire, ultima leg up che probabilmente o ha liquidato, che si tratta di 4 ore, quindi è difficile che siano liquidazioni queste. Più che altro magari sono stati chiusi degli short, sono stati fatti dei take profit, dei long, non saprei, però è curioso vedere questa cosa qua. E al contrario qui vedete, ah caspita, qua tac 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 tac, in queste candeline qua si è accumulato un sacco di open interest, curioso anche questo, probabilmente qualche longatore prematuro che poi è prontamente stato liquidato qua. Interessante anche andare a vedere un po' l'open interest come si muove in maniera più rapida che su un time frame più ampio. Vabbè,
curiosità e basta. Andiamo, torno a voi adesso. Allora, vediamo un po' che cosa avete da chiedere, che cosa avete da dire, perché voglio darvi un po' di spazio. Via con le domande. No, è qui la camera, sono abituato a vederla lì. Allora, la cosa che odio di exchange tipo Bybit e BitMEX è il fatto che abbiano i dati, nonché l'interesse di vedere, bravo, dove stanno gli stop loss dei loro stessi user, e usare le armi dell'exchange stesso per liquidarli e monetizzarci su. Mi stupirebbe se con tutti questi dati a loro disposizione e con chiari interessi nel farlo, non avessero questo tipo di modus operandi. Guarda, sante parole, è vero, è la verità. Una delle cose peggiori degli exchange è proprio il fatto che conoscono tutto, tutto. Sanno dove hai lo stop loss, sanno dove apri le posizioni, sanno che size usi. Pensate l'idea di avere questi dati voi sugli altri nello scrivere una strategia, un algoritmo, cioè... È ovvio, il banco vince, non c'è niente da fare su questo, è la verità. Però purtroppo, che dire, ci dobbiamo convivere. Cioè c'è chi millanta di fare fair trading, di non avere il trading desk interno, ma io non ci credo mai e poi mai, inutile. Allora, torniamo un po' su con le domande. Finalmente una persona razionale con del sale in zucca. Ci provo, dai, faccio il possibile. faccio il possibile. Ho visto più uno shitcoins da qualche... Ah sì, perché probabilmente ve lo dice anche. C'è un pop-up che dice più una shitcoin quando ne guadagnate una. Chi lo sa? Allora, è la prima volta che ti seguo in live. Grazie per le ottime info che trovo anche sul tuo Discord. Mi parli di Ether e di come gestire l'accumulazione ai 32 per il nodo? Allora, intanto grazie per le tue parole e mi fa piacere che ti trovi bene anche su Discord, che è un ambiente che è pazzesco secondo me. Si è creato una community che adoro. Riguardo a Ether, guarda, io ti dico come andrò appunto a gestire la situazione. Semplicemente, un po' come sto facendo già adesso, a dir la verità, io guardo il grafico Ether Bitcoin principalmente e talvolta anche Ether dollaro, però principalmente Ether Bitcoin, e ti spiego anche il perché. Lo scopo, io attualmente sto ho allocato un 10% circa, un pelino di più adesso, o forse di meno, adesso un po' di meno perché è sceso rispetto a inizio mese che ho ribilanciato. Comunque un 10% circa del mio portafoglio è allocato in Ether e voglio che rimanga lì, ok? Non voglio vendere, ridurre, eccetera, eccetera. Quindi di quel 10% lì, visto che bene o male è fermo in allocazione, lo utilizzo per coprire la posizione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando il mercato è palesemente rialzista vado ad aprire long speculativi, quando il mercato è ribassista short di copertura, un po' come faccio anche con Bitcoin alla fine, che ho il mio portafoglio in Bitcoin e una fettina del mio portafoglio in Bitcoin la uso per il trading e per la copertura. Su Ether le due cose tendono a sovrapporsi, perché il trading speculativo Ether dollaro non lo faccio solitamente, lo faccio Ether Bitcoin ma in maniera abbastanza contenuta, e soprattutto quello che cerco è appunto la copertura. Cosa significa? Significa che quando vedo una situazione di rialzo possibile, esempio il break da una resistenza forte, piuttosto che il continuo a fare higher highs, higher lows, eccetera, eccetera, allora o non copro, oppure addirittura apro posizioni speculative long, e questo esclusivamente su Ethereum Bitcoin. Su Ethereum dollaro no, perché è troppo figlio dei movimenti di Bitcoin, lo influenzano tantissimo, e quindi tanto vale aprire direttamente le posizioni su Bitcoin, oppure se si vuole andare a giocare su Ethereum, Ethereum Bitcoin filtra via tutti i movimenti appunto di Bitcoin sul dollaro. E nel caso in cui invece abbiamo una situazione ribassista, da un lato, quindi su Ethereum Bitcoin vado ad aprire i trade speculativi su Ethereum per appunto andare a incrementare il mio stack di Ethereum, che è lo scopo della speculazione. Dall'altro lato, questa volta su Ethereum dollaro, ed è l'unica eccezione ed è il motivo per cui utilizzo Bybit per questo, l'exchange Bybit, che il motivo è che mi permette di collateralizzare la posizione con i miei Ether, quindi quegli Ether lì
li metto su Bybit e magari apro uno short su Ether dollaro. In questo modo vado a mitigare la mia esposizione, il mio rischio in caso appunto di mercato ribassista. E questo lo faccio quando? Quando ci sono delle situazioni di downtrend marcato, quindi si può usare un algoritmo trend follower oppure quello che faccio io, la perdita ad esempio di blocchi, quindi quando c'è una lateralizzazione e breakdown confermato, andare ad aprire la posizione ribassista. Ci sono tanti modi. L'importante è che quando si vede, oppure ve ne dico un altro visto che lo vedo qui abbastanza palese, impulso ribassista confermato, quindi che incappa sul supporto sottostante, storno, sullo storno, cioè si fa quello che stiamo cercando di fare su Bitcoin adesso dalla parte opposta, quindi accumulazione di short, diciamo così, cioè l'aprire gli short sul piccolo pump che salta fuori in questa maniera. L'obiettivo in questo caso è proteggersi da un bear market, quindi il focus deve essere sul caso peggiore, sul dump, e pensare a quello. Quello è ciò a cui serve la posizione di copertura. Non cambierà molto per me per quanto riguarda il discorso dello staking. Magari metterò, anzi non magari, sicuramente metterò nella contabilità il rendimento dello staking e le piccole spese dello staking e le aggiungerò al mio bilancio poi nel caso di posizioni di copertura, ma in ogni caso continuerò a dedicare un'allocazione alla copertura nel caso in cui appunto si formino costrutti ribassisti, perché è importante, in particolare se si fa staking, se si tiene lì vincolati degli ether per lungo termine, avere un piano contro la svalutazione di ether. Non è che si può star lì e dire ok, bella, io faccio staking perché mi fa il 20% l'anno, però poi ether perde il 60%. Complimenti, hai molti più ether che valgono molto meno. Non ci sta. Quindi quello che c'è da fare è avere un piano contro la svalutazione. Io sto guadagnando il 20% l'anno su Ether in staking, ma Ether sta perdendo di valore? Devo aver pronto un cuscinetto cash di Ether in questo caso, o anche di Tether, di dollari. Insomma, l'importante è aprire uno short, essere pronti ad aprire uno short su Ether dollaro. In questo modo ci proteggiamo dall'eventuale calo. Addirittura la posizione neutrale possibile è 32 Ether vincolati in staking, 32 Ether di controvalore short Ethereum dollaro. Siamo delta neutral, si dice, quindi neutrali al movimento di prezzo di Ethereum, e ci guadagniamo, ci intaschiamo il netto del 20% annuo di staking pulito. Questo è il caso più semplice. Se poi ovviamente si vuole seguire un po' il mercato stesso, ovviamente si aprono le porte a tutta una serie di strategie. L'importante è essere pronti appunto a pararsi il di dietro nel caso di dump. Allora, hai dato un'occhiata a Hex? L'ultima volta l'hai guardato? Ok, guarda, Hex ho sentito dire che è uno scam, quindi me ne sono allontanato molto molto in fretta. Non lo so, mi fido della persona che me l'ha detto, quindi non ho voluto approfondire. Allora, volevo dire un'altra, volevo leggere, avevo intravisto qualcosina. Dunque. Doveri. Potresti fare una puntata su come creare uno storico su Excel con tutte le posizioni e lo storico di acquisti, eccetera, eccetera. Guarda, ho fatto una puntata di trading consapevole sul Trading Journal, che è un po' quello che dici tu. Volutamente non ho messo il template. Perché? Perché il Trading Journal è una cosa personale. Cioè, io volendo vi potrei dire quello che ci metto, è molto semplice, però è importante secondo me costruirlo in base a quello che importa di più a noi, nel senso che se noi vogliamo dare più focus sull'emotività, che è una cosa che tendo a fare molto io, allora aggiungiamo ad esempio delle colonne con il come ci sentivamo all'apertura, durante e alla chiusura della posizione. Io sono arrivato a creare 3 colonne con un punteggio da 1 a 5, che è difficile autovalutarsi, ma con l'esperienza si riesce, dell'ansia, diciamo così, che si prova all'apertura, durante la posizione in media e alla chiusura, ok? Questo mi fa capire se ero a mio agio con la posizione oppure no. Questo è un aspetto. Poi ci sono i banali, tra virgolette, prezzo di ingresso, prezzo di uscita, in caso di accumulazione, i prezzi medi per fare il prezzo di carico, per l'appunto, dove si mette lo stop loss, dove si mette il take profit se c'è, tutti quei, se è trend follower o se è speculativa, se è contro trend, il bias all'ingresso, il bias all'uscita,
ognuno può decidere quali includere e quali escludere. Cioè, se uno le mettesse tutte, gli viene un mega file Excel di 500 colonne che è inconsultabile, non ha nemmeno senso. Però bisogna saper scegliere quelle giuste in base appunto alla direzione in cui si vuole andare, tenendo a mente che lo scopo di quel registro lì è il guardare indietro, ok? Arrivare a un punto dove dici, io mi guardo indietro e faccio una statistica, devo elaborare dati. Devo vedere cosa ha dato origine a cosa, quindi un risultato peggiore dove è originato, un risultato migliore dove è originato, dove posso migliorare, dove devo evitare di peggiorare, cose di questo tipo qua. Insomma, è molto molto personale, cioè è troppo personale secondo me per usare un template. Io vi sconsiglio di usare i template che trovate su internet, ecco. Allora, qua ci sono un po' di botte e risposte, qua è ok, diamo un'occhiata a qualcuno dei grafici tra Band, Tezos, BNB, Ether, assolutamente sì. Allora, Ether l'abbiamo già visto, Band, Tezos e BNB no. Allora, Tezos, partiamo da questo che mi salta all'occhio. Allora, Tezos, vi ricordate, avevamo designato un'area di accumulazione qua, in questa zona, dove il miglior scenario sarebbe stato appunto pescare un po' e poi andare, continuare a rialzo, cosa che non sta facendo, si sta comportando maluccio Tezos. L'invalidazione definitiva sta solo al lower low rispetto a questo low, per l'appunto, quindi siamo ancora potenzialmente, per chi vuole accumularlo, su ipotesi di continuazione del trend rialzista, quindi di tutti i higher lows, c'è ancora l'ipotesi di accumulazione, però attenzione perché stiamo assorbendo quasi tutta l'ultima leg up e inoltre scusate, ho fatto troppi control Z, e inoltre le altcoins non sono ben messe, anzi è un eufemismo dire che non sono ben messe, sono veramente catastrofiche, quindi speculativamente non ci sta. Accumulazione volendo, però con remore, perché ve l'ho detto, un lower low qua sotto invaliderebbe l'uptrend, abbiamo creato una resistenza fortissima qua sopra e quindi il rischio sicuramente c'è. Al momento la resistenza, una resistenza intermedia è diventata questa, bella abbastanza forte, vedete, con significato storico notevole perché si origina già da qui, voleva essere il nostro primo supporto, è diventata una resistenza, e anche questa seconda area, cioè questo secondo supporto accumulativo, è diventato anch'esso una resistenza, quindi capite che non siamo messi molto bene. Personalmente me ne terrei distante sia dalle altcoins in generale in questo periodo, perché guardate, per parlarci chiaro, guardate la dominance di Bitcoin, che in che situazione è estesa, è in uptrend, guardate la configurazione delle medie mobili. Io adesso lo ripeto per l'ennesima volta, spero di non annoiarvi, però una regola che io utilizzo per sapere quanto espormi speculativamente in altcoins è andare a vedere la dominance come messa, in particolare sul daily, rispetto alle tre medie mobili 9, 30 e 100, che sono queste tre, 9, 30 direi sì, e 100, dalla più veloce alla più lenta, e in particolare mettere degli step, ok? Il cui primo step è il fatto che la dominance incrocia a ribasso la EMA 30, quindi questa, ed è il primo trigger che mi dice puoi esporti in altcoins, se non lo fa non mi espongo in altcoins. Secondo trigger, il cross EMA 9, EMA 30, ribassista, esposizione un pelino più alta. Terzo trigger, cross prezzo, dominance EMA 100. Quarto trigger, cross EMA 30, EMA 100. E questo vedete che è una banale trend analysis basata su medie mobili, ok? Sulla dominance, essendo un valore magno, tra virgolette, la trend analysis funziona discretamente bene, ci dà un'idea poi di quanto esporci. Quello che faccio io è, al primo segnale, 1-2% massimo del mio
portafoglio speculativo, che a sua volta è un 10% del portafoglio complessivo BTC, e è la mia regola. La seconda, il secondo step aggiunge un altro 1-2% e ogni step aggiunge un altro 1-2% fino a un complesso massimo che non supera mai il 10% di esposizione in altcoins. Anzi, pochissime volte sono arrivato ad essere esposto il 10% in altcoins lato speculativo, soltanto proprio nei mega bull market delle alt season, perché questo espone il nostro portafoglio a una volatilità galattica, che è una cosa che ci può piacere ma ci può anche non piacere, fidatevi. Chi di voi non ha mai fatto l'errore di andare a fare il bag holder di un altcoin? Ditemelo, dai. Quanti di voi, voglio sentirvelo dire nella chat, non sono stati bag holder di altcoins? Io lo sono stato, ho bag holdato delle altcoins clamorosamente ridicole, convintissimo di quello che stavo facendo, ma è un buon progetto, ma in futuro, ma qua, ma là, eh? E alla fine mi sono rassegnato e le ho vendute tutte in perdita, voltando pagina, imparando la lezione. Tra l'altro, un'altra cosa bella era che c'era un periodo storico, nel 2017 chiaramente, in cui il mio portafoglio era tipo 85% altcoins, che se ci penso adesso mi viene un sacco da ridere, perché è veramente una follia, non lo rifarei mai più. Mi ricordo le grattatine al barilotto di Neo che facevi, bravo, Neo è proprio una di quelle, mamma mia, presente, io le ho ancora, eccomi, certe le ho ancora. Guarda, al momento io ho deciso, a parte ovviamente le nostre shitcoin, che sono l'altcoin che ormai adesso chiederò a CoinMarketCap di listarla, farò una telefonatina a CZ chiedendogli se me la lista, e al di là di quello, appunto, io limito, cioè il mio portafoglio, vi ho detto, sto facendo un piccolo piano di accumulo di FTT, del token di FTX, Ethereum e Bitcoin, punto. Poi al limite, se ce ne vorrò aggiungere qualcuna, ma con estrema cautela. Però appunto il bag holder di altcoin è una cosa che non voglio più fare nella vita, perché è veramente brutto. Cosa ne pensi di Edo, il token di Edo? Allora, guarda, col discorso della carta potrebbe diventare interessante, ultimamente tra l'altro è infatti avuto un po' di pump, si è un po' mosso a rialzo, i volumi sono scarsi, quindi io speculativamente sto lontano dai token poco liquidi. In generale, ecco, sicuramente in vista, chi vuole investire nel progetto, in vista del discorso del lock imposto dalla carta che sta uscendo, a quanto pare sta avendo molta domanda, può essere un buon momento per fare qualche piccolo investimento accumulativo. Io personalmente ve l'ho detto, le altcoins così poco capitalizzate, poco liquide, le ho escluse dal mio portafoglio, e per difficoltà poi di dare un fair price ai progetti, perché uno può anche dire: a me piace il progetto Edo, a me piace Neo, ma come fai a valutare concretamente che prezzo ha, che valore ha, quando vedi dei grafici del genere? Cioè, com'è che fai a dargli un fair price a questo? Cioè, tu puoi dire: ma guarda, siamo scesi così tanto che più in basso di così non può andare, ma quante volte vi è capitato di fare un discorso di questo tipo e sbagliarvi? A me è una quantità industriale di volte. Non sapevo si potesse anche non essere bag holders di alt, credo che di noi che siamo qua nessuno non lo è stato, cioè bisogna essere anche un po' sinceri. Tra l'altro vi racconto un'altra cosa divertentissima, no? 2017, Chainlink adesso lo andiamo a vedere, non preoccupatevi che Chainlink ve lo mostro. Ho anche un altro paio di altcoins da vedere, poi ci sono anche Band Protocol e cos'è che avevo, mi sono già dimenticato. Io mi perdo, BNB, andiamo a vederle tutte. Engine Coin, Algorand e Tron. Tra l'altro Engine è bella, è ottima, è una gran coin. Io avevo partecipato all'ICO di Engine Coin, pensate voi. Algorand è interessante anche lei, Tron, Nini. Io ne comprai una che si chiamava Sovereign. Mamma mia, che l'è, è un'altra 3D coin. Ma sono quelle, di la verità, che ci hai fatto mille pere, adesso sei una balena grazie a quello.
E quindi, succo del discorso, investiamo tutti sulle altcoin, all in. Beh, ottima idea. Allora, no, quello che stavo dicendo era un piccolo aneddoto per strapparvi una risata, poi torniamo ai grafici, giuro. 2017, sempre, periodo di bolla, chiaramente, e quello che succedeva era che il panettiere, chiunque, insomma, i miei amici che non vedevo più da secoli mi chiedevano: oh, ma Bitcoin dove si compra? Come ci sarete passati anche voi, no? Immagino che Fiorello Sanremo parlava di Bitcoin. Bitcoin e robe del genere. Mi ricordo ancora la sua frase che aveva detto: chili di Bitcoin, una roba del genere, vabbè. E fatto sta che io facevo tutto il fenomeno, mi credevo un mega trader andando a prendere altcoin a destra e a sinistra, che poi erano tutte delle ciofeche incredibili. E quello che succedeva era che loro, che avevano comprato Bitcoin, lo tenevano lì, avevano performato tipo 15 volte meglio di me, che mi smanettavo sui grafici e andavo a vedere l'altcoin più sottovalutata, più qui, più lì, più là, il buon progetto, eccetera. E alla fine ovviamente è andata come doveva andare. Chiusa la parentesi. Allora, la shitcoin con cui hai fatto più guadagno? Ma allora, fammici pensare. Io avevo fatto una bella giocata su Komodo, che l'avevo presa tempo addietro, aveva fatto un pump disumano e ci avevo fatto una bella pompata. E poi cos'altro c'era? Ce n'erano un altro paio sempre di quel periodo lì, fine 2017. Stratis, ecco la Stratis, che avevo fatto tipo un 3 per anche lì. Vabbè, ma lì alla fine tu compravi un altcoin alla cieca e ti andava a finire in per 5, per 6. Cioè era veramente un delirio. Torniamo un attimo ai grafici. Allora, Band Protocol. Dove sei? Qua. Allora, Band BTC. Band BTC che ha messo abbastanza bene, ve l'avevo detto, perché è in uptrend anche lui, quindi la condizione di uptrend settimanale la soddisfa, ha dippato un po', quindi ha fatto un attimino di inciampo, tuttavia vedete che al momento è in lateralità, diciamo così, perché comunque high, lower high, e quindi abbiamo una configurazione di questo tipo all'incirca, ok? Quindi quello che conta è l'esito di questa configurazione. In particolare, facciamo un higher high? Benissimo. Facciamo un breakdown? Non benissimo. Come al solito ci sono le due ipotesi, l'ipotesi accumulativa e l'ipotesi speculativa. L'ipotesi accumulativa per chi vuole acquistare questa coin da detenere in portafoglio e si basa sul prendere questo movimento che parte da qui e culmina qua e andare a pescare un po' i supporti principali che possono essere, che ne so, questi, insomma, a scendere e frammentare la posizione su di essi con uno stop loss largo, nel senso, se mi va a perdere anche il precedente low settimanale, mi va a fare un lower low, alzo le mani e facciamo che ne esco, ok? Per non fare il martingala. Altrimenti c'è quella speculativa che invece si basa sull'andamento esatto, quindi sul momento stesso, se abbiamo adesso è in lateralizzazione, quindi non è particolarmente interessante, magari era interessante fino a che non lo testava questo primo supporto, adesso la cosa che diventa interessante è l'eventuale breakout da qui, che auspica poi una possibile posizione long su un ritracciamento con stop loss sotto al supporto stesso e primo take profit qua, volendo, un buon rischio rendimento tra l'altro, e altrimenti se facciamo un breakdown, niente, aspettiamo il supporto successivo, perché shortarla secondo me non è facilissimo, Band. Non so se c'è col margin trading, se c'è su FTX il perp di Band. Tra l'altro su FTX non so se ci avete fatto caso, ma dovrebbero dico essere usciti i future sul eccoli, hash rate pazzesco, via, FTX è un casino, è diventato un casino. Questi sono i futures sull'hash rate di Bitcoin, cioè vi mancava qualche altra speculazione, eccola qua, è incredibile, FTX non smette mai di stupirmi. Praticamente voi andate a speculare sulla difficoltà media dei blocchi di Bitcoin minati durante il terzo quarter 2020, poi ci sono tutti i vari periodi, primo quarter 2021, sono trimestrali e si va a speculare sulla, è incredibile, sulla difficoltà media
media di Bitcoin, dei blocchi di Bitcoin in quel periodo lì. Quindi se il mercato è noioso, lateralizza e quant'altro, uno vuole speculare a tutti i costi, c'è pure l'hash rate su cui farlo. Sono sicuro, Gabr, che tu lo farai subito, se ti conosco abbastanza. Dunque, questo era Band comunque, non voglio andare off topic adesso. Togliamo un po' di rigacce, se no la prossima volta mi trovo uno scarabocchio. Allora, Chainlink, not bad, però con riserve. Perché? Not bad perché comunque ha un andamento settimanale sempre eccellente. Partiamo proprio da qui, che è quello forse più importante. Allora, abbiamo un susseguirsi di highs e lows con un andamento ormai quasi parabolico, perché se ci fate caso, la pendenza del trend ad ogni higher low incrementa. È un pericolo, è un grosso pericolo, perché Chainlink, quando inizierà a correggere, farà un ruzzolone che durerà per parecchio tempo. Quindi fate molta attenzione con Chainlink, perché è salito tantissimo fino adesso, è andato parabolico, di occasioni per entrare ce ne sono state tante, adesso c'è un rischio iperestensione gigante. Doppio massimo, pool di liquidità, qua vedete, bello marcato, prima leg down, piccolo cluster di pausa, seconda leg down, e adesso vediamo dove arriva, perché abbiamo allora un supporto qua discretamente strong, che è il primo riferimento da vedere se viene bucato oppure no. E poi qua, perché ci ho fatto questo clusterino, forse sul daily c'è un cluster intermedio, mi viene da pensare. Vediamo, neanche troppo, però è sicuramente un livello di prezzo interessante. Sì, in realtà qui un clusterino c'è, piccolo, un order block. E quindi questo è il secondo, ok? Attenzione a questi due supporti, vediamo come si comporta, perché al momento non è che sia proprio messo benissimo sul daily, eh? Anzi, vedete, ha avuto un tac, un high, assorbimento, domanda che ovviamente Chainlink fa sempre FOMO. Però attenzione, anche questo è stato buttato indietro. Quindi se adesso si dovesse andare a fare una candelozza di questo tipo, che ingolfa tutto questo blocco, per capirci, una candela di domanda che fa un engulfing di tutto quel blocco qua, avremmo un higher low e quindi sarebbe un possibile addirittura setup long su questa zona qua, con questo target iniziale, e ci sarebbe anche da carburare, perché creerebbe la possibilità di andare a fare una sorta di triangolo così, ok? Quindi un costrutto di lateralizzazione con tendenza di domanda, molto interessante. Però attenzione, perché ecco, è ora come ora è un'anticipazione totale, quindi il primo segno di domanda sarebbe proprio vedere una candelona, un segno, una leg up, un movimento forte che si mangia tutto questo costrutto qua di lateralità, che diventa a questo punto, per l'appunto, un higher low. Non male in quel caso lì, anzi direi bene. Invece la perdita iniziale di questo supporto, male. Questi sono un po' i due scenari più immediati riguardanti Chainlink. Allora, dove siamo finiti? Sono 100% esposto su altcoins, però penso di sapere cosa sto facendo. Sono informato e sto holdando. Attento, perché anch'io pensavo di sapere cosa stavo facendo. Per la cronaca, questi giochetti su Twitch con le shitcoin sono una droga. Ero arrivato a 1200 shitcoin e ora ne ho 12. Cioè sei una whale anche delle shitcoin, praticamente. Era previsto... mi è saltata di nuovo, ma perché mi salta tutto? Allora, dove siamo? Stessa cosa, in 10 minuti le ho svenate quasi tutte. No, ecco, attenti a non giocarvi le shitcoin, che sono assolutamente importanti. Ma come fa un future sull'hash rate a monetizzare? Su cosa è basato se non su un dato astratto e sintetico? Allora, guarda, secondo me, cioè se tu vai a vedere poi tutti i dettagli te lo dovrebbe dire. Guarda, qua ci sono tutte le specifiche, adesso io non le ho ancora lette, quindi non vorrei star lì a macinarci sopra, però trovi tutti i dettagli qua, quindi magari ci do un occhio e magari ci dedico anche un video se vi dovessero interessare, perché no?
Però appunto io sinceramente non credo di andarci a speculare sopra, perché andiamo veramente al limite. Cosa pensi dei 5 coin di Tika Tiwari? Ah, che cos'è il pump and dump? No, non mi piace, non mi piace. Esistono shitcoins deflattive come Bitcoin? Ce n'è da vendere. Ma Banchera che fine ha fatto? Non doveva rivoluzionare il mondo delle cripto, ma secondo me l'unica cosa che ha rivoluzionato è il portafogli di chi l'ha erogata, un po' come molte ICO che ci sono state, che è un'altra cosa che ho smesso di seguire. Ecco, prima ero interessato molto alle ICO, c'è stato un periodo che le seguivo, le proponevo anche, le seguivamo un po' insieme, però poi mi sono spostato anche da quello perché mi sono reso conto che diventavano davvero un casino, un qualcosa di privo di valore, ecco. Domani in vocale vi raccomando, ecco, che ne pensi di 0x? Bravo, questa è un'altra una delle altre shitcoin che vi volevo mostrare. Domani in vocale vieni, vediamo, non lo so, non sono sicurissimo perché c'ho un po' di menate di lavori da fare. Allora, però cercherò di esserci, giuro, su Discord, si intende, per chi non sa di cosa stiamo parlando. Allora, guarda, allora 0x avevamo su Telegram, tra l'altro ho condiviso da poco, parlo di un'oretta fa circa, una analisi. Allora, praticamente cancelliamo tutto, che qua ci sono ancora dei supporti e resistenze vecchi. Abbiamo un break mostruoso da questo cluster, siamo sul settimanale, attenzione, su questo cluster, che era il cluster di resistenza principale che andava a definire poi questa area di bottom, e quest'area di bottom apparentemente, vedete, ha fatto un break del cluster, poi ha provato a riaffossarlo e si è palesata domanda. Quindi questa come configurazione è bella, ma era già bella qui. E infatti un po' di giorni fa vi avevo condiviso un'altra analisi su Telegram che andava a vedere sul time frame daily, forti del fatto del breakout che abbiamo visto poco fa, dei possibili entry sul ritracciamento. E questi possibili entry li avevamo individuati, in realtà li avevamo individuati anch'essi sul weekly, perché si evidenziano molto bene i supporti interni a questo cluster, che sono, allora, il primo questo che vedete origina da, vabbè, questa zona che contiene liquidità nonché una zona di rifiuto del prezzo, questa. Dopodiché abbiamo un altro livello che è questo qui, che insomma non c'è bisogno che ve lo spieghi da che cosa origina, e poi eventualmente, vabbè, questo in realtà è già stato abusato, oserei dire, che è un cluster intermedio originato qua, opla, e questo è un po' come si può spezzettare gli ingressi, quindi da qui a qui, o addirittura per chi voleva esporsi un po' di più anche così. Queste erano le due zone accumulative che avevamo designato, ecco. Lo stop loss lo si può mettere o qua sotto alla perdita di questo low, o addirittura sotto ai minimi assoluti, quindi una posizione, vabbè, con rischio rendimento favorevole sempre al rendimento, però molto più ampia. Dipende sempre a da come si vuole sbilanciare gli ingressi, perché più li si sbilancia verso il basso e più ovviamente il rischio rendimento va a favore del rendimento, e quindi magari ci sta anche mettere lo stop sotto i minimi. Al contrario, se magari sbilanciamo gli ingressi più verso l'alto, la posizione si sbilancia più dall'accumulativo verso allo speculativo, perché è più, come dire, c'è più, un po' più foga di entrare, passatemi il termine, quindi forse ci sta di più uno stop loss qua sotto, un po' più vicino, ecco. E questo è quanto in verità per quanto riguarda ZRX. Dunque, c'era un'altra coin che mi avevate chiesto, secondo me, non lo so, ICO Me Too, lost lots of money, e chi non l'ha fatto, dai, sono gli errori un po' che facciamo tutti quanti. Ci spieghi quello che hai scritto su Telegram su ZRX, tac, appena fatto. Hai per caso news, voci relativi al fatto se quando aggiusteranno limit order e short su crypto.com? Guarda, purtroppo crypto.com non l'ho mai usato, quindi non ti so rispondere, ahimè.
Su crypto esiste l'exchange high limit order, qualcuno dice. Lo short di CRO-MCO per ora non siamo ancora riusciti a trovarlo. Chiamali scemi loro, anche perché sarebbe bello, visto che comunque stakeandoli hai una serie di benefici, tutte li shorti, così nel frattempo, come dire, hai la sicurezza, ecco, ti pari un po' dall'eventuale dump, una sorta di copertura. Cosa ne pensi di Ichimoku Cloud? Se sì, hai in previsione di fare un video? Guarda, in realtà ne ho fatto uno tempo fa su Ichimoku, e però non lo utilizzo, quindi cioè, non mi ci sono addentrato neanche troppo, è un video molto superficiale. Dai un'occhiata al grafico orario di Bitcoin, orario va bene, un'occhiata a CRO va bene. Allora, grafico orario di Bitcoin, per quanto non sia un time frame che io utilizzo, quindi aspettatevi un sacco di cavolate. No, scherzo. Allora, orario. Il grafico orario di Bitcoin, dunque, cosa mostra? Mostra una direzionalità rialzista impressa dall'ultimo movimento. Allora, ci inquadriamo innanzitutto di nuovo il bias va ereditato comunque dai time frames maggiori, quindi bullish per quanto riguarda il macro. Poi abbiamo una lateralità vicino, insomma, in zona top, diciamo così, vicino a una resistenza. E poi cosa abbiamo? Un'ultima leg up rialzista con volumi tutto sommato non troppo forti. Abbiamo una candela, guarda qua, quella con i massimi volumi di assorbimento di domanda e dump, perché poi ha il suo follow up qui. Quindi il quadro sull'orario non è da long, lasciamelo dire. Tra l'altro abbiamo un high e un lower high, un breakdown e una sorta di retest. Non mi piace il quadro dell'orario. Allora, qui c'è un cluster di liquidità, un pool di liquidità dove abbiamo attinto una volta, che per ora ha assorbito. Sono curioso di vedere come andrà al secondo attacco, quindi questo potrebbe essere un ulteriore segno e potenzialmente potrebbe essere anche un induttore di short nel caso in cui, su time frame orario sempre, lo dovessimo rompere a ribasso con conferma short e via, short sul retest. La vedo un po' così, insomma, il time frame orario. Non sono un trader intraday, quindi ve l'ho detto, potrei aver detto un sacco di castronerie, però la visione è un po' questa qui. CRO invece, CRO BTC, allora lo prendo da OKX il grafico, ma forse ha troppo poco storico. CRO BTC, andiamo a vedere dove altro c'è. KuCoin, Wobi com'è? Ecco, un po' più lungo. E insomma, non è neanche malaccio, a dire la verità, come grafico. Poi CRO è quello della carta, no? Da fare staking per avere la carta. Se è così, siamo vicini anche addirittura ai massimi. Non lo so, vedo discontinuità nel volume, non mi convince tantissimo. Perché lo voglio vedere in Bitcoin, perché è un altcoin. Bittrex? Oh là, Bittrex, fantastico, col suo storico infinito. Allora, andiamo a vedere il settimanale, quando abbiamo dubbi. In dubbio, watch the weekly. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo una direzionalità macro molto ribassista, però ultimamente, vedete, c'è... Vuoi magari perché comunque crypto.com ha iniziato ad avere un po' di trazione? Fatto sta che il trend ha invertito e ultimamente siamo abbastanza rialzisti. Tuttavia, non mi sembra troppo convinto, ecco, come trend rialzista. Sembra più una sorta di... come saranno gli holder che magari fanno accumulare valore, sarà l'offerta che è diminuita, non saprei. Fatto sta che non mi verrebbe voglia di entrarci, ti dico la verità, perché non mi sa né di carne né di pesce, cioè non mi dice niente un grafico di questo tipo. Cioè, magari vedendo comunque higher highs, higher lows sul settimanale, si può fare qualche grattatina sul daily. E il daily com'è messo? Beh, è molto rumoroso con tutti questi spike, poco liquido, boh. Guardate, ripeto, non mi dice assolutamente nulla. Per me no, è no, sinceramente. Dove siamo? ZEC e XMR, cosa ne pensi del grafico di BTC su weekly che fa highs sempre più bassi? Ne abbiamo parlato da poco, quindi ti dovrei andare a vedere la differita sul tubo.
Zcash e Monero, andiamo a vedere Zcash e Monero. No, per la carta voglio un MCO, mi dicono. Ah, CRO forse allora per le fee di trading e per fare il syndicate, grazie mille. Sì, effettivamente mi ricordavo male. Dunque, dicevamo, andiamo a vedere Zcash, ZecBTC, Binance, eccoti. Allora, ZecBTC non benissimo, perché ha avuto questo spike qua di domanda, che però è completamente assorbito, lower highs, lower lows, no, e poi no. Lower lows verso il bottom, tra l'altro, quindi no, negativo, completamente negativo, in downtrend generale, quindi è tutto ribassista Zcash. Monero, ti piacciono le privacy coin, cosa ci nascondi? Monero. Più interessante. Perché? Perché c'è questo supporto 0.006 che è fondamentale. Perché guarda, 1, 2, 3, 4 test, ma proprio, cioè, chirurgici, non so che dire. Quindi breakdown uguale short, bounce uguale long, oserei dire. Addirittura si potrebbe fare i pazzi scommettitori e dire piazzo il mio limit buy già qui con stop loss qua sotto, anzi stop and reverse, cioè limit buy, entro long, se buca faccio lo short qua, e cioè inverto la posizione. A parte tutto, siamo in una zona di lateralità ciclopica qua di bottom, potenziale bottom, mi correggo, in una situazione di downtrend macro, quindi inquadriamo anche su questo, cioè una posizione long qui ovviamente è la posizione massimo reward, però massimo rischio di posizione, cioè stiamo facendo un acquisto sul quarto test di un possibile bottom, il quinto test, perdonatemi, 1, 2, 3, 4 già fatti, e quindi occhio allo stop loss quantomeno, e altrimenti appunto su base di tutto questo che abbiamo visto, la perdita anche di questo supporto qui indicherebbe che ormai, cioè, la domanda è esausta e c'è con tutta probabilità un altro ciclo ribassista che va a proseguire quello già in essere, insomma. Come si chiama l'indicatore sulla destra? Volume profile, che è nella versione pro di TradingView, oppure lo trovi gratuitamente su gocharting.com, eccotelo qua, che è un'altra piattaforma di analisi di grafici che possiede alcune delle features di TradingView Pro, però è gratuita, non c'è neanche bisogno di creare un profilo. È carina, dai, come interfaccia, mi piace. Celsius Network, ti piace per staking? È interessante. Celsius Network a me piace l'applicazione, ovviamente la utilizzo per fare un po' di rendita sulle stable coins, scusate, sulla liquidità, sul comparto cash. La coin sell, per quanto mi ingolosisca, e avevo addirittura pensato sell Nexo, alcune di quelle lì, di holdarne una fettina di portafoglio, alla fine non mi sono convinto per la sua scarsa capitalizzazione, niente. Puoi dare un'occhiata a Ripple, vorrei holdarla per sempre, arriverà a $100, solo 100, sei pazzo, minimo arriva a 1000, no, che poi mi denunciano, no, se Ripple è il male, è in downtrend tipo da sempre. Coins exchanges contro coins DeFi SeFi, chi vince? Guarda, hai preso praticamente le due categorie di coin che forse vale la pena davvero, nelle quali vale la pena investire, perché da un lato abbiamo le coin exchange che sono caratterizzate dall'aver dietro un'azienda con degli utili, della liquidità e della cassa, quindi può dare un senso, un'economia reale a questi token, e dall'altro lato le SeFi DeFi, che anche in quel caso lì abbiamo un'utilità concreta, abbiamo un'applicazione che la DeFi SeFi che ha molto trending in questo periodo, abbiamo anche lì dei modelli di revenues, di creazione di utile concreti e non basati soltanto sul nostro progetto farà, sarà il futuro, la rivoluzione, e quindi sono entrambe ottime. Mi stai dando una scelta difficile, però io tra le due ho scelto ancora exchange. Io dico così perché effettivamente è quello che ho fatto. Trovo che per quello che offre Monero sia davvero sottovalutata. Pensi esista una privacy coin che le tiene testa? No, indubbiamente no. Monero è la privacy coin, però
qual è il suo valore, cioè come si dà valore a Moniro? È una gran domanda anche questa. Il valore della libertà, qualcuno potrebbe dire, il prezzo della libertà. Allora, da quando ha aperto l'exchange crypto.com con The Syndicate ha solo guadagnato rispetto a BTC. L'ultima volta hai detto che è una sorta di lotteria, ma in realtà le quantità di cripto scontate viene spartita equamente tra tutti i partecipanti. Allora avevo capito male, avevo capito che era tipo un IO dove tu più CRO avevi e più avevi probabilità, diciamo così, di ottenerli. In realtà non è così, interessante. Interessante questo. Pensi che... Oddio, ho perso, mi è saltata ancora la chat. Mannaggia, avevo letto una domanda su FTT. FTX può può arrivare ad avere in futuro il valore di BNB? Questa è una domanda troppo difficile per rispondere, perché ti direi una cavolata. Io penso che può crescere, perché come vedete FTX, l'exchange, cioè si sta muovendo molto bene, mi piace, lo utilizzo, ha implementato tante features interessanti. Alameda, che quelli che ci sono dietro, sono degli speculatori folli che hanno fame veramente di cash, quindi cioè, mi piace quello che rappresenta. FTT BTC al momento si trova in un'interessante zona accumulativa. Io ormai mi sono fermato dall'andare a fare analisi su questa coin, perché è molto illiquida al momento, e mi sono soltanto dedicato a un piano di accumulo che continuo a fare con le mie prospettive di ancora una ventina di ingressi mensili per arrivare al 2%. Come giudichi un portafoglio con 65% cash, di cui 5% su BlockFi, 5% su Nexo e il resto liquidi, 25% BFP, ok, 25% di BTC, tra cui 70% holding hedging, 20% SEFI, 10% trading, ottimo, e infine 10% in ETF bot? Ma guarda, non è un brutto portafoglio, è un portafoglio molto prudente, che ci sta assolutamente, con la sua parte in Bitcoin, nessun altcoin troppo aggressiva, troppo ignorante, messi a rendita come si deve, non ci sono stocks che vabbè ci può stare, i buoni del tesoro, buoni fruttiferi postali, alla fine è un portafoglio, come dire, prudente per l'appunto, che ha assolutamente il suo perché. Tolleranza al rischio bassa, cioè è diverso dal mio, però è assolutamente valido come portafoglio. Ci sta, magari forse aumenterei un pelino di più, non voglio dire cosa fare, cioè io personalmente magari aumenterei un pelino ciò che deposito sulle varie SFI, e vabbè, poi è quello che farei io, quindi non ha senso, cioè perché dovrei mettermi nella tua testa. Sto provando la SAR parabolica, sta funzionando bene ma solo su Bitcoin. Eli, me l'avevi già fatta questa domanda, mi sa, cioè cos'è come dire, un bot che le... infatti scusate, non c'ero, riguardo, sta uscendo la nuova app di FTX, verissimo, per ora fa schifo, concordo al 100%, non riesco, cioè inutilizzabile ora da mobile, servirebbe un po' di liquidità in più, ma tutto sommato va bene. Grazie, non ho mai risposto riguardo al Pax Gold, chiedo scusa, non ho letto proprio la seconda domanda. In questo contesto, come vedresti un piano di accumulo di Pax Gold depositati su BlockFi, soprattutto da un punto di vista di profilo di rischio e diversificazione? Guarda, io recentemente, io una parte del mio portafoglio è allocata all'oro, la parte anti-inflazione, diciamo così. Quindi anche Pax Gold si sposa abbastanza bene. Tra l'altro il grafico è bello attualmente dell'oro, avevo addirittura aperto una posizione speculativa un po' di tempo fa sull'oro, che poi sono andato a, come dire, a fare compounding con quella che avevo già e l'ho tenuta, perché l'ho considerata come un ingresso ulteriore, parte della mia strategia appunto di holding, di accumulo, ed era quella di andare a piazzare un ingresso su questa sorta di test e spalle. Dov'è però? Non era questo. C'era un grafico un po' più liquido che mi piaceva di più. Tutto questo forse, che avevo già anche... Ecco, infatti, i miei livellini. Allora, questo livello, 1673, sull'oro, era un livello di supporto goloso, questo qua, che sul daily si trasformava anche in una sorta di test e spalle rovesciato. Questo, tac, tac e tac. E poi ha fatto una mossa da manuale, cioè un break retest. Al break io ho piazzato il mio ordine sul retest e
è stato fillato con successo. Dal punto di vista invece della diversificazione, in realtà le commodities introducono una parte di volatilità, perché comunque le commodities sono un asset abbastanza volatile, però l'oro tutto sommato è il più volatile di tutti, quindi anche secondo me in linea col tuo profilo di rischio. Come diversificazione ci sta, perché in un periodo storico come questo diversificare nell'oro, che è in forte uptrend tra l'altro, ha assolutamente il suo perché. E come dici tu, il discorso del detenerlo su BlockFi ci dà ancora un significato ulteriore, perché mi pare che, non so se già lo fa o comunque ha intenzione di farlo, permette lo staking, la rendita, quindi effettivamente a tutti gli effetti sull'oro stesso. Sia l'oro in questo periodo, comunque, da tutti i punti di vista, per me ci può assolutamente stare. Io in oro ho della mia percentuale di asset classici, ho deve essere una specie di, cioè un 5% complessivo, ecco, di tutto il mio portafoglio di investimento attualmente, incluso anche la posizione speculativa. Ragazzi, io direi che questo è quanto, perché grazie per la risposta super esaustiva, figurati, è davvero un piacere. Basta, non ci sono altre domande. Strategie di trading intraday in futuro, ma non le faccio in verità, perché cioè non le applico, perché io non faccio trading intraday. Magari sul bot, sull'algoritmico ne potremmo parlare. A questo punto, meglio FTX o OKX? Allora, hanno i loro pro e i loro contro. Ti dico, se ultima analisi su BNB, hai ragione, adesso volo su BNB. Volevo dire che OKX, se fosse aperto in Italia tutto, quindi con i derivati e tutto, mi fionderei su OKX e probabilmente userei solo quello. Però purtroppo il difetto di OKX è che per i clienti italiani ha un sacco di limitazioni, ci tolgono i derivati tra le quali, e quindi purtroppo, cioè per i derivati propendo per FTX, è inutile. Allora, ultima cosa, BNB, velocissimo, che tra l'altro è un po' come l'ultima volta l'analisi, siamo sul range low, a rischio fortissimo di rottura. Se viene perso il range low, io credo che dumperò i miei BNB oppure li shorterò, dovrò valutare, cioè shorterò di copertura e perderò per un po', niente sconto sulle fees per i nuovi arrivati, chi ce l'ha già ovviamente lo mantiene anche se dovessi vendere i miei BNB, e basta. Direi che non è messo bene, perché questo, se dobbiamo usarlo come livello di supporto statico, ecco, in un'area è stato perso, per il momento è anche retestato, quindi assolutamente no. C'è da vedere se addirittura perderà questo low, che significherà inversione di trend, quindi male malissimo. Invece il rientro in questo range significherà il voler recuperare, quindi opportunità anche long. Ragazzi, basta, ora vi lascio, perché altrimenti poi chi mi guarda sul tubo mi insulta giustamente per il mattone che lascio giù. Io vi lascio l'appuntamento, come al solito, live a martedì, che finalmente appunto si potrà interagire meglio, perché avrete la risoluzione che si può scegliere, potrete abbonarvi, vi creerò magari qualche emoji personalizzata per chi si abbona con Amazon Prime per farmi la donazione di 5 euro mensili, gratuiti per chi ha Amazon Prime, e a pagamento invece per gli altri, per chi vorrà, insomma. Poi sapete che si può anche sempre donare col pulsante qua sotto, se scorrete in basso nelle info trovate tra le varie cose donazione, potete farvi una piccola donazione in quella bruttissima Fiat Money. E basta, che dire, ci vediamo come al solito con i nostri appuntamenti fissi, di solito lunedì, martedì, giovedì e venerdì, martedì e venerdì live, gli altri due giorni i video, che adesso ho un bel po' di cose in programma, non vi spoilerò niente e lo vedrete insomma in tempo reale. Vi saluto, carico sul tubo la differita, tra un'oretta la troverete lì, quindi se vi siete persi qualcosa fateci un salto e basta. Vi auguro un buon weekend a tutti quanti, e alla prossima, e gasati ai massimi, come sempre.